rientrare anche un sacerdote alla Basilica di San Cosma e Damiano. Ecco, adesso lo vengano a prendere. È interessante questa scena, come potete vedere. Talmente blindata la via dei Fori Imperiali. Ora ci alziamo per dare un colpo d'occhio. Ecco qui. Stiamo tutti aspettando. Il sacerdote è rimasto fuori, non lo inquadriamo più di tanto, ecco, vedete qui, e non può entrare perché qui è off limits e praticamente potrebbe, lì c'è il Colosseo, via dei Fori Imperiali, potrebbe passare di qui Obama o all'andata o al ritorno, anche se si presume, molti dicono che potrebbe passare per dall'altra parte dei Fori Imperiali, cioè da via di San Gregorio, che si trova alle spalle lì del Colosseo, mentre da via la Bigana non crediamo proprio, perché ecco lì c'è l'elicottero della polizia che controlla dall'alto la situazione. Quindi simpatica questa scena del sacerdote che non può tornare nella basilica di Santi Cosma e Damiano qui ai Fori Imperiali perché c'è il blocco della polizia. Questa scena in cui si vede appunto che si discute per far rientrare col permesso una persona, un sacerdote, chiamiamolo così, dentro la chiesa, perché c'è il blocco da parte della polizia. Una scena molto interessante, simpatica, ma fino a non so, potremmo definirla, però insomma anche un po' imbarazzante da parte. E le forze dell'ordine sembra che hanno bloccato l'ingresso e si sta parlando per far cercare di farlo tornare a casa. Sicuramente, ecco, tanto tra poco potrebbe arrivare Obama, che poi sono soltanto pochi metri, ma purtroppo questi sono i paradossi di questi sistemi di sicurezza che a volte vanno appunto nell'esagerazione e nel paradosso. Ecco, forse sta sorridendo, forse è il caso che entra, sì, esattamente entra. Quindi ecco, la perquisizione ci sarà probabilmente, un accompagnatore, no? E questo è quanto. Insomma, queste ci sono riusciti poi alla fine. Tra poco mi toglieranno anche a me la videocamera, sicuramente. E questo è l'ingresso di Santi Cosma e Damiano. Perché appunto se c'è il diritto alla sicurezza, cioè se c'è l'ordine della sicurezza, c'è anche il diritto di informazione e il diritto di tornare a casa, quindi a un certo punto almeno il dialogo ci deve essere, insomma, per il buon senso.